In Giappone c'è un posto dove la morte non è morte e la vita non è vita. Questo luogo, situato all'estremità settentrionale dell'isola di Honshu, si chiama Osore-san. Il mio nome è Shoko. Sono nata nella prefettura di Aomori, non lontano da qui. Questa non è la prima volta che salgo a Osore-san. La ragione è che questa montagna sacra ha un fascino tutto suo, particolare. Entrare a Osore-san non è come visitare un cimitero. Non vi è sepolto nessuno. Questo è però il luogo misterioso in cui i vivi vanno ad incontrare e a parlare con le anime dei morti. La visita ha abitualmente inizio con una sosta al tempio Zen della setta Soto. Non tutti i visitatori sono buddisti, ma il luogo, con i suoi suoni riecheggianti, i suoi simboli complessi, il profumo d'incenso e le litanie dei monaci, viene considerato da tutti come un ottimo mezzo di purificazione. Poi il viaggio in questo curioso al di là terrestre, sospeso fra il puro spirito e il tangibile commercio, ha inizio. Queste tavole piatte in legno vengono da noi chiamate sotoda. Hanno la stessa funzione delle lettere. Su di esse si scrivono messaggi da indirizzare all'altro mondo, facendo attenzione a scrivere il proprio nome e quello della persona a cui sono indirizzati. Il promontorio di Osore-san, che si protende come un braccio nell'Oceano Pacifico verso l'isola di Hokkaido, suggerisce, anche fisicamente, che il mondo degli inferi non può essere tanto lontano. Tutta l'area è un gigantesco calderone vulcanico, dove ancora la terra fuma, si spacca e ribolle. Ed è qui che la gente viene a portare gli oggetti che, si pensa, siano utili nell'altro mondo. Queste sono calzature, ma non sono le sole offerte che vengono portate qui. Accanto ad esse ci può essere del cibo, del denaro, numerosi altri oggetti. Questi sandali tradizionali si chiamano waraji ed erano un tempo di uso molto comune. Ora essi vengono indossati soprattutto da chi compie un difficile cammino, un lungo pellegrinaggio. Il viaggio nell'aldilà è complesso e insicuro. Queste calzature tradizionali saranno di certo di grande aiuto. Così, in determinati periodi dell'anno, migliaia e migliaia di visitatori attraversano questa anticamera dell'aldilà, affidando un segno di ciò che si ritiene possa tornare utile nell'altro mondo. Anche i rami degli alberi raccolgono e sostengono le numerose offerte. Frutti innaturali che contribuiscono a rendere ancora più misterioso e cupo il già lugubre paesaggio. Si toccano le sponde di un lago dalle acque gialle di zolfo.
Nessuno penserebbe mai di bagnarsi o attraversare queste acque, perché esse rappresentano la separazione simbolica fra due mondi, quello dei vivi da un lato e quello dei defunti dall'altro. Nessuno che si sappia ha mai voluto vivere sull'altra sponda. Fiori e resti di cibo. Un banchetto per soli fantasmi. Immersa in solitaria preghiera, una donna sosta silenziosa sulle sponde del lago misterioso. Più avanti, altre donne e altri fiori. Davanti a loro i resti di un pranzo appena concluso. Ognuna delle presenti aveva portato con sé non solo i fiori, ma anche riso abbondante e ben cotto. Giunta qui, aveva preparato il cibo per due, senza dimenticare di versare due bicchieri colmi di inebriante sakè. Nella realtà, al pranzo non sarebbe arrivato mai nessuno e le donne, tutte vedove, avevano appena concluso di pasteggiare da sole, parlando con un ospite immaginario e godendo di una irreale compagnia che solo a loro era dato di conoscere e immaginare. L'atmosfera non era triste, ma sembrava un allegro convivio di amiche che avevano trovato una buona occasione per incontrarsi e scambiarsi i rispettivi indirizzi. Ci do di gestano lì. Ci do di sento lì. Sento lì. Sento. 鉄を切る。鉄嫌で。鉄を男。